un italiano che viene in America, ma dove può andare a mangiare? Ma da Luigi's Italian Tradition. Cioè, io non potevo andare in altri ristoranti, no? In tutti i film americani noi vediamo sempre che c'è un ristorante Luigi's, ma andiamo a conoscere il proprietario e facciamogli qualche domanda. Venite con me. Prego, prego, come pazzi, una gabbia di matti, entriamo così. Ecco. Luigi, dov'è Luigi? Sera, good evening, good evening. Luigi, scusa Luigi, proprietario, ciao Luigi. Cesare, piacere. Piacere, come stai? Bene, bene. Tutto bene? Tutto bene. Luigi, io ti faccio qualche domanda. Sì, sì. Prendilo bene, Luigi, lui è proprietario. Facciamo una bella intervista così non ci fa pagare stasera, ok? Bravo. Allora Luigi, da quanti anni tu sei venuto qui in America? Dal 1971, parecchi anni fa. Ma hai aperto il primo ristorante? No. Come è iniziato? Ho iniziato lavorando in una pizzeria dopo siamo preso il posto per fatti miei. Cioè, quindi tu hai iniziato a lavorare come cameriere, che cos'era? Facevi le pizze? Pizzaiolo. Ecco. Dopo la pizzaiola mi sono andato al ristorante. Quanti anni hai fatto il pizzaiolo? 5 anni. Ma sempre qui in questa zona? Sì, sì, in questa zona, non in questo ristorante, ma nella zona. Ma quanti anni avevi quando sei venuto in America? Tu di dove sei originario? Guardia Lombardi, provincia di Avellino. E a 16 anni con la famiglia, con chi sei venuto? Con mia madre, mio padre, mio fratelli. A New York? A New York, bravo. Hai cambiato proprio vita. Tu non parlavi inglese? No. Niente, nemmeno una parola. Nemmeno una parola, niente. Quindi a 16 anni hai iniziato a lavorare in una pizzeria. Come lavapiatti, che facevi? No, a 16 anni ho cominciato a lavorare in una fattoria in America. Ho lavorato in una fattoria per 20 anni. Dopo ho cambiato, non ho voluto lavorare più in una fattoria e mi sono messo a lavorare in una pizzeria con mio fratello, che era il padrone. Dopo 5-6 anni ho lasciato la pizzeria e mi sono preso il ristorante per fatti miei. Quindi da quanti anni hai questo ristorante? 20 anni. 20 anni. Luigi dall'Italia viene qui e si apre un ristorante. Tu cucini prodotti italiani, solo prodotti italiani? Tutto italiano, tutto italiano. Ma i prodotti da dove arrivano? Importati dall'Italia, la maggioranza. Io non so, sempre sta cosa un po' americana pure. No? Piatto tipico qual è? Il piatto che ti mangi stasera, baccalà con... cherry pepper. Sei ragazze qui che vedo che inquadra, che mi fanno i video così. Vieni qua, come here, come here. Hi, do you speak Italian? No. Why? I don't know. Do you work in Italian restaurant and don't speak Italian? Yes. Lui, come mai sta cosa che la ragazza non parla italiano, che lavora in un ristorante italiano? Siamo in America purtroppo. No, quindi non parla solo italiano. Sono io che parlo italiano quando arrivo in Italia. Basta il proprietario, no, che parla italiano. Qua. Vabbè, facciamo una domanda a questa gentile ragazza. Oh. Have you ever been in Italy? No. Why? I'm broke. Mai state in Italia questa ragazza, è mai possibile. Come here, next. Hi, what's your name? Samantha. Samantha? Yes. Where are you from, Samantha? Bovo. Do you speak Italian, Samantha? Nope. Why? I don't know. Lui a seconda che non parla italiano, però basta sempre il proprietario, no? Che parla italiano. Sempre. Have you ever been in Italy? No. Why? Same answer, I'm broke. Oh, in Italia qua nessuno. You are middle in the friendly, don't worry. Stai in mezzo all'amicizia, mi Napoli, stai in mezzo all'amicizia. What's your name? Stella. Ma Stella is an Italian name? No? No. No Italian name? No. Your origin, your name is? Da dove viene? Stella, sì, ma Salvador. Ok. But where are you from? You are born in New York, in USA? Nowhere. Yeah. Have you ever been in Italy? No. You? Italy? Yes or no? Italia, no. 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 Do you speak Italian? No. Why? Have you ever been in Italy? No. Why? Non si oh, qua nessuno parla italiano, nessuno è venuto in Italia, nessuno vuole venire in Italia, però Luigi almeno è il proprietario, quindi italiano. Mi raccomando, italiani e non solo, se venite in America andate da Luigi, vi ho dato tutti i contatti, io la mia pubblicità l'ho fatta, ora vado a mangiare, logicamente non pago lui.
Stasera non pago, no? Ok, è gratis? It's free? It's free? Ok, ciao ragazzi, ciao.